Ovazione per George Clooney e il cast del suo film Monuments Men, presentato fuori concorso alla 64esima edizione del Festival del Cinema di Berlino. Insieme a Jean Dujardin e Matt Damon, l'attore e regista, ha lanciato un film che tocca un tema di forte attualità in Germania, il destino delle opere d'arte trafugate dai nazisti. La storia è quella di un gruppo di storici dell'arte che durante la Seconda Guerra Mondiale rischiarono la vita per recuperare tesori che rischiavano di andare distrutti per sempre. Un argomento che in conferenza stampa ha portato Clooney a prendere posizione nella disputa tra Atene e Londra sui cosiddetti marmi di Elgin. Penso che abbiate ottime ragioni per reclamarli e credo che non sarebbe una cattiva idea se vi fossero restituiti, ha detto rispondendo alla domanda di una giornalista greca. I fregi che l'ambasciatore britannico in Grecia Thomas Bruce staccò dal Partenone all'inizio dell'Ottocento sono ora conservati al British Museum, che sostiene di averne i diritti legali. Monuments Men. I have to put a team together and do our best to protect buildings, bridges and art before the Nazis destroy everything. How many men? Six. Jesus. Well, with you at seven. That's much better. So you want to go into a war zone with some architects and artists and tell our boys what they can and cannot blow up. That's right. Aren't we a little old for that? Yes.